Sto bene, è ormai un mese e mezzo che sono qui a Roma. E diciamo che sono stati i primi 20-25 giorni molto complicati sia a livello fisico ma anche a livello mentale, però adesso mi sento molto meglio e tra poco ho i test dal mese e mezzo e vediamo a che punto sono lì, però mi sento bene. No, non è tutto da buttare perché soprattutto col primo infortunio ho imparato a conoscermi meglio. Ho conosciuto meglio il mio corpo perché ho, mi sono allenato in maniera diversa dopo che mi ero fatto male, ho capito quali erano i miei difetti e ho allenato più l'elasticità rispetto alla forza oh, e quindi ho cambiato qualcosa nel mio, anche nel mio, diciamo, prima dell'allenamento fare il mio preallenamento, diciamo. E mentre dopo questo infortunio qua purtroppo non potevo fare niente perché è stato un incidente e, e quindi devo ripartire, devo ripartire all'inizio però so cosa allenare. No, Andre appena mi sono fatto male mi ha detto subito che eh, sarebbe stato più facile del primo infortunio perché mi conosceva, ha detto che l'avrei sorpassato alla grande e ogni giorno... Da quando mi sono operato fino a dieci giorni, ogni giorno mi chiamava per chiedermi come stavo, come, come erano le sensazioni e davvero mi ha dato, mi ha dato molta forza, infatti lo ringrazio e adesso sto leggendo un titolo molto emblematico che è il mio anno perfetto inizia da qui, che è un libro che ho iniziato a leggere recentemente e mi sta dando molta, molta mano. Mi sta mi sta facendo comunque passare il tempo, mi fa, non mi fa pensare a magari a quello che sto vivendo qui e quindi mi piace. Ma quella, quella partita lì è stata molto importante, per me la sentivo molto, ovviamente era parecchio che non giocavo e quando sono salito su da quei gradini lì a vedere lo stadio comunque pieno, ma ero quasi perché era sempre stato il mio sogno da piccolo salire i scalini, guardare su, vedere. La scala e il calcio comunque e giocarci è stata un'emozione incredibile e mi è mancata per tutto l'anno questa sensazione e non vedo l'ora di, di poterla riprovare nel tempo più breve possibile. Speranza che il ginocchio torni come l'altro e nel tempo minore possibile allenarmi il prima possibile con i miei compagni e poi piano piano ritrovare la forma giusta e cominciare a giocare con continuità. Saluto tutti i tifosi del Milan, mi faccio, chiedo scusa per quest'anno, è stato un anno difficile per me, ma non vedo l'ora di tornare e di portare il Milan dove merita, in Champions League, e so che sarà difficile, ma metterò tutto me stesso. Un abbraccio e sempre forza Milan.